In Thailandia si prevede di testare il vaccino per il Covid-19 sull'uomo entro 4 mesi. Ciao, io sono Stefano e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Prima di passare alla notizia, volevo invitarti, se ancora non l'hai fatto, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Inoltre, volevo anche invitarti, se vuoi, a iscriverti al gruppo Telegram di Intanto in Thailandia. Il link lo trovi sotto in descrizione. L'annuncio che il vaccino in Thailandia si testerà entro 4 mesi sull'uomo è stato dato dal Dipartimento del Controllo delle Malattie Infettive subito dopo che il Ministro della Sanità Pubblica ha stretto degli accordi con dei laboratori cinesi. In una riunione del Comitato Nazionale dei Vaccini, il capo del Dipartimento per il Controllo della Diffusione delle Malattie Infettive ha dichiarato che si stanno organizzando con delle ditte farmaceutiche cinesi per poter testare i vaccini prodotti direttamente in Thailandia. Questa operazione andrà a coinvolgere più di 10.000 persone del settore farmacologico thailandese. Il capo del Dipartimento del Controllo delle Malattie Infettive ha anche aggiunto che appena sarà pronto il vaccino verrà testato su 800.000 persone in Thailandia, di cui buona parte sarà costituito da persone di età fra i 29 e i 39 anni, a cui si aggiungeranno anche altri gruppi a rischio come per esempio il gruppo degli anziani. Inoltre le vaccinazioni inizieranno nelle città più grandi e via via si distribuiranno in tutte le province. Il ministro della Sanità Anutin Charminakul ha dichiarato che il governo ha stanziato 45 miliardi di baht per combattere il virus e buona parte di questi miliardi di baht verrà adoperata proprio per lo sviluppo del vaccino. Attualmente, mentre sto registrando questo video, sono stati riportati altri 15 nuovi casi di infezione, portando gli infetti totali in Thailandia a 2826 ed è stato registrato un nuovo decesso, è morta una donna appunto a causa del virus. Per questa notizia è tutto, ti inviterei a lasciare un like, a condividere questo video sui tuoi social e inoltre ti ricordo che noi ti aspettiamo sul gruppo Telegram di Intanto in Thailandia. Siamo tanti, ci divertiamo, passiamo tempo e soprattutto condividiamo un sacco di notizie importanti e utili che possono servire per regolarsi su cosa sta succedendo in Thailandia. Noi, come al solito, ci vediamo il prossimo video.